Dopo il divorzio, Sara aveva bisogno di soldi. E questa sono io. Così è entrata nell'industria del sesso. Si comincia con 2 ore per $1000, poi 3 ore per $1003. Si può scegliere tra bionde, brune, rosse, coppie, spogliarelliste, ragazze specializzate in feste e naturalmente escort. Ti faccio un minino per $50. La prostituzione di lusso è considerata affascinante. Lubrificante. Lubrificante in abbondanza. Ti piace quello che fai? Assolutamente. Sì. Come escort indipendente può scegliere e chiede molti soldi ai suoi clienti. Passano da una chiamata in camera d'albergo all'altra. Quella è una escort di lusso che entra in un call center per andare a consegnare la sua quota per il servizio. Sono belle ragazze. Ero la prima ragazza squillo dell'agenzia di escort per cui lavoravo. Mi consideravo una prostituta di lusso. Ti porto in camera mia. Servizio completo, $600. C'è gente corrotta dappertutto. Ufficialmente sono nel campo dell'intrattenimento. Sto cercando un modo per fare un po' di soldi. Il contratto prevede che mi esibisca in spogliarelli integrali solo per fini di intrattenimento. Eccole qui sul sito. Si clicca su uno di loro, lavori per me. Io ti organizzo appuntamenti con uomini per bene e tu fai tutto quello che vogliono per soldi. Credo che il pubblico debba conoscere la realtà di questo ambiente. E qual è la realtà di questo ambiente? Non è così affascinante. È un'attività redditizia. Oh, molto redditizia. È bellissima. Sì, alcune sono davvero belle, altre lo sono un po' meno. Ma il cliente può scegliere. Lei è molto popolare. Le ragazze firmano un contratto. Vengono in camera tua, fanno quello che vuoi. Servizio completo. Che ne pensi di lei? Ha 21 anni, mi ha mandato delle foto dove è nuda. Sì, è carina. La vendita del sesso in tutte le sue gloriose forme non scomparirà mai. Almeno è quello che spero. E resterei senza lavoro. Ho iniziato con le agenzie di escort e guadagnavo bene. Alcuni studiosi affermano che quasi 2/3 delle prostitute soffrono di qualche forma di stress post-traumatico. Cosa hai provato la prima volta che hai fatto sesso per soldi? Può essere molto dura. Non poter più fare questo lavoro mi spaventa perché è la mia professione. Uno dei motivi per cui non siamo mai in crisi è che siamo in grado di mantenere dei segreti e li manteniamo davvero bene. E come cominciò? Beh, un po' per gioco, diciamo, mi hanno sempre offerto dei soldi perché ero molto carina. Quanto guadagni al mese? Diciamo che la media è intorno ai 40.000 euro al mese, 40, 60, dipende. E sei felice di fare questo lavoro? Sì, mi piace. Da grande che vuoi fare? Mica lo potrai fare sempre. Ma io quello che dico è che non lo farò sempre, però sinceramente non so se riuscirò a smettere. Ma questa è una cosa che io faccio un po' per divertimento, un po' per soldi, perché penso che non esista un altro lavoro dove si guadagni così. Cioè, penso che neanche il Presidente della Repubblica a momenti guadagna come me. Guarda, io sono libera, se tu tra quanto vuoi venire? 150 mezz'ora, 250 un'ora. Sì, ci sono tutto il giorno. Senti, ma non fa. Guarda, se sei pulito, non ci sono problemi di igiene, sì, quindi non mi vergogno di niente, non faccio niente di male e anzi, ho la mia dignità, sono molto pulita, molto elegante, quindi non mi vergogno di nulla. Mi è stato chiesto, mi stavi simpatico e l'ho fatto. Però poi alla fine c'hai un ritorno economico. Beh, diciamo che c'è comunque un po' di invidia, secondo me c'è, perché magari, che ne so, io faccio 2.000 euro al giorno, in media 2-3.000 euro, magari 2.000 diciamo in media, e ci stanno amiche mie che magari quando fanno 600 euro al giorno è la super giornata. Anche se comunque io parlando anche con il mio avvocato, lui mi ha detto che non faccio niente di illegale. Con il termine prostituzione si indica l'attività di chi offre prestazioni sessuali dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. L'attività, fornita da persone di qualsiasi genere e orientamento sessuale, può avere carattere autonomo, sottoposto, professionale, abituale o saltuario. Questa origine richiama quindi la condizione storicamente più abituale della prostituta, la quale non esercita autonomamente la sua professione, ma vi è in qualche modo indotta da soggetti che ne sfruttano il lavoro, traendone un proprio guadagno. Può includere qualsiasi atto sessuale e qualsiasi tipo di compenso, anche non in denaro. La prostituzione può essere classificata in ampi gruppi, ognuno con le proprie specificità e modalità di esercizio, a seconda del genere o orientamento sessuale di chi offre il servizio o a seconda del servizio offerto.
La prostituta registrata ufficialmente veniva chiamata meretrix, meretrice. Tutti gli schiavi, femmine e maschi, potevano essere venduti ed acquistati in privato con l'esplicito scopo di usarli sessualmente. Il problema che accomuna tutte le persone che si prostituiscono risiede nello stigma sociale che debbono subire, che comporta una svalutazione della persona. Anche se non è il più antico, è vero che il mestiere esiste da millenni. Poche cose a questo mondo sono chiamate in così tanti modi diversi, spesso sprezzanti, ma non sempre. Puttana, zoccola, mignotta, sgualdrina, troia, vacca, bagascia, battona, malafemmina, meretrice, eccetera. In un certo senso, tutti i lavori salariati possono essere considerati una forma di prostituzione. Quindi, se ti sei fatto due risate con queste prostitute doc, guardati allo specchio. Se anche tu per soldi faresti qualsiasi cosa, allora sei una prostituta.